Buonasera, mezzanotte e 52 minuti, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Sono ore febbrili a Bruxelles, dove l'Unione Europea cerca un compromesso per evitare l'uscita della Gran Bretagna dai paesi membri. Domani vertice decisivo, ma potete immaginare come la notte che viviamo sia densa di incontri e colloqui meno ufficiali, ma forse ancora più importanti. Sarà una lunga notte qui a Bruxelles, al Consiglio europeo, soprattutto per gli Sherpa, ovvero i tecnici che in rappresentanza dei vari leader dell'Unione avranno il compito di negoziare fino all'alba i dettagli dell'accordo sulla cosiddetta Brexit. Quell'intesa cioè che tutti dicono di volere per scongiurare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ma che ancora non si riesce a concludere. Uno dei punti su cui è più duro lo scontro riguarda il numero necessario di paesi favorevoli perché uno Stato membro possa invocare il cosiddetto freno di emergenza, cioè bloccare una proposta legislativa europea. Sembra un dettaglio, ma in ballo c'è proprio la filosofia dell'Europa e la sua supremazia sui parlamenti nazionali. Il momento della verità sarà domani mattina, quando i leader si incontreranno per quella che è stata definita la colazione inglese. A quel punto si vedrà se ci sono le condizioni per arrivare davvero all'intesa. Cameron comunque ha già messo in chiaro di essere disposto a restare a Bruxelles domani tutto il tempo che sarà necessario. E sul tavolo del Consiglio europeo in corsa a Bruxelles c'è anche un altro tema molto delicato, quello dell'emergenza profughi. Poco fa Matteo Renzi, nel corso della cena dei capi di Stato e di Governo, ha lanciato un monito ai paesi dell'Est. La solidarietà non può essere solo nel prendere. O siete solidali nel dare e nel prendere, oppure smettiamo di essere solidali noi paesi contributori, ha detto il Premier, ipotizzando un taglio dei fondi a quei paesi che negano i ricollocamenti dei migranti. E proprio poco fa è uscita una notizia, un'agenzia ANSA da Bruxelles, perché sono forti le tensioni alla cena del summit dedicata alla crisi dei profughi. Le decisioni austriache infatti hanno infiammato il dibattito e il paese si sarebbe trovato isolato davanti alle critiche dei leader degli altri stati che hanno dimostrato disappunto nei confronti delle misure di Vienna, in particolare sui tetti per accoglienza e transito giornalieri di richiedenti asilo. Si sta valutando se modificare o aggiungere la bozza di conclusioni del vertice in corso, un riferimento che fa pensare all'Austria che ha preso decisioni unilaterali e non concordati a livello dell'Unione Europea. Cambiamo argomento perché c'è stato un clamoroso battibecco da distanza tra Papa Francesco e Donald Trump, candidato alle primarie repubblicane per la Casa Bianca. Se vuole costruire un muro tra gli USA e il Messico, non è un buon cristiano. I cristiani fanno ponti e non muri, ha detto il pontefice. Trump ha risposto: il Papa fa politica e le sue parole sono vergognose. Una persona che pensa di fare i muri non è cristiana, mittente del messaggio, niente meno che Papa Francesco, stuzzicato dai giornalisti sul volo di ritorno dal Messico. Destinatario, uno dei candidati repubblicani alla nomination per la Casa Bianca, Donald Trump, colui che, se eletto, vorrebbe costruire, appunto, un muro al confine meridionale degli Stati Uniti. Fedele allo stile del personaggio, la risposta: per un leader religioso mettere in dubbio la fede di una persona è vergognoso, ha detto, non limitandosi a questo, ma sostenendo che Francesco viene usato come una pedina e accusando il pontefice di essere molto politicizzato. Strali questi ultimi già lanciati venerdì scorso dal controverso magnate, tanto che il Papa gli aveva risposto sulla via del ritorno. Grazie a Dio, ha detto, che sono politico, ha dichiarato Bergoglio, perché Aristotele ha definito l'uomo animale politico, almeno sono una persona umana. Vedremo se e quanto la polemica peserà sulla corsa alla nomination di Trump. Sabato i repubblicani votano in South Carolina, da dove il tycoon ha lanciato anche la stoccata finale. Tutti sanno che l'obiettivo ultimo dell'ISIS è attaccare il Vaticano e il Papa dovrebbe pregare che io diventi presidente, perché così questo non accadrà. Sul candidato per il Campidoglio dovremo sentire i romani. Con queste parole Matteo Salvini riapre il caso Roma e rischia di mandare in frantumi l'intesa della settimana scorsa, quando Berlusconi, Meloni e lo stesso Salvini avevano annunciato Guido Bertolaso come candidato del centrodestra a sindaco della capitale. Il cambio di linea della Lega manda su tutte le furie Fratelli d'Italia, che accusa Salvini di disprezzare Roma. Ma anche Berlusconi non la prende bene e avverte: se salta Roma tutto sarà messo in discussione e tutti ne usciremo indeboliti.
Gli inquirenti egiziani sono vicini all'identificazione dell'assassino di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo. La notizia diffusa dal sito del giornale locale Yum 7 è stata confermata dal procuratore di Giza, Ahmed Nija, che ha anche smentito un'altra indiscrezione pubblicata in serata da alcuni siti egiziani che avevano parlato di indizi che porterebbero ad un legame tra il brutale omicidio di Regeni e agenti segreti sotto copertura appartenenti alla confraternita terroristica dei Fratelli Musulmani. Nel 2016 l'economia italiana crescerà molto meno del previsto, è quanto afferma l'OCSE nel rapporto diffuso oggi, che ha abbassato le stime per il nostro paese all'1% dall'1,4%. Male anche le stime dell'Eurozona, all'1,4% nel 2016 e all'1,7% nel 2017, rispettivamente meno 0,4% e meno 0,2% rispetto alle previsioni precedenti. Riviste a ribasso anche le stime della crescita mondiale al 3% contro il 3,3% previsto a novembre. E siamo al calcio, due pareggi e una sconfitta per le tre squadre italiane impegnate nell'Europa League. La Lazio ha chiuso sull'1-1 in Turchia in casa del Galatasaray dopo aver dominato per larghi tratti della partita. 1-1 anche per la Fiorentina contro gli inglesi del Tottenham, sconfitta 1-0 invece per il Napoli in Spagna sul campo del Villarreal. Di fronte alla forza conclamata di Tottenham e Villarreal, le prestazioni di Napoli e Fiorentina hanno dimostrato che le nostre formazioni sono competitive e si possono giocare la qualificazione. La squadra di Sarri subisce la prima sconfitta dopo il pieno in questa Europa League, ma mostra la personalità giusta nonostante le sei riserve in avvio di partita. Gabbiadini è il riferimento centrale di un attacco molto più vivace nella ripresa. Caillon sale alla ribalta perché dopo un'occasione nitida si procura un rigore che però l'arbitro non vede. Una sfida intensa e vivace, fino al calcio di punizione del baby d'oro Dennis Suarez, che fulmina Reina. Con due sconfitte in cinque giorni, il Napoli affronta lunedì il Milan. Ancora più arduo il compito della Fiorentina contro i giovani terribili del Tottenham, secondo in classifica in Premier League. La squadra di Pochettino passa grazie ad un rigore molto dubbio trasformato da Chadli. La Fiorentina, troppo timida, risorge nella ripresa con la griffa del suo giovane di talento Bernardeschi, aiutato da una deviazione. Poi nel finale il coraggio dei Viola non viene premiato e si ripartirà dall'1-1 la prossima settimana a Londra. Bene, nell'ultimo servizio vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 6.30 con Omnibus News e quindi alle 7.30 la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.